Ragazzi e ragazze, come state? Mi auguro bene. Allora, mi trovo in macchina, quindi non fate caso alla luce, perché è quella che è la luce dell'abitacolo, ma sostanzialmente mi trovo in macchina e sono all'Ipercoop di Crema. Mi trovo nel parcheggio di questo supermercato, di questo grande supermercato, perché insomma volevo vedere un attimino se com'è la situazione, se appunto è una situazione di allert, se le persone continuano a comprare, a girare tranquillamente, se c'è un flusso minore comunque di individui, dato appunto quello che sappiamo, no? La situazione attuale che è questa. Qui siamo a Crema, quindi vicino a Codogno, insomma vicino a questa, la zona critica per quello che sappiamo. E nulla, quindi adesso facciamo un giretto, vediamo un po', come ripeto, se le persone sono realmente influenzate, sono realmente allarmate da quello che sta circolando. Quindi cosa facciamo? Andiamo? Partiamo! Delle camicie. E la situazione è piuttosto tranquilla, nel senso che non c'è la solita affluenza. Ho visto personale nei vari negozi, non tutti, ma alcuni indossano la mascherina, quindi per precauzione fanno bene. Non tutti, questo mi dispiace, perché comunque sarebbe opportuno farlo. E sentivo poi nell'altoparlante, che appunto un comunicato, immagino una persona addetta,
che appunto stava comunicando di prendere dovute precauzioni, quindi stare a distanza l'uno dall'altro, e indossare guanti, eccetera, eccetera. Quindi mi muovo un po', mi giro, e questo è l'ingresso, vediamo se riesco a farvelo vedere. Ecco, dietro di me c'è l'ingresso. C'è l'ingresso, come potete vedere, è vuoto, è fermo, quindi come non è solitamente. Quindi questo è quanto. Io proseguo, adesso se riesco farò un salto, devo comprare delle cose. Ecco, la persona che è appena passata non ha fatto questo. Quando si tossisce, solitamente bisogna fare questo, quindi mettersi, proteggersi, tossire all'interno del gomito. La persona che è appena passata non l'ha fatto, quindi questo è un po' dispiace, mi dispiace in genere anche per l'economia, perché comunque l'economia ne risentirà, ne sta già risentendo parecchio. Cosa facciamo? Andiamo avanti. La sensazione che si ha è un po' quella di essere, di avere paura l'uno dell'altro, di vedere il prossimo un po' come uno zombie, no? Come un portatore di negatività. Quello che noto veramente è questo, si percepisce. Io sono qui in benzinaio, praticamente un self-service dove la benzina costa relativamente poco, sono più basse, ci sono degli sconti, essendo appunto essendo qui all'Ipercoop, sono praticamente il gran rondò che c'è a Crema. Vediamo se riesco a farvelo vedere dietro. Eccola. Raga, sto riprendendo con un cellulare, quindi non è il massimo della vita, comunque è là dietro. Questo è il gran rondò. E ripeto, la situazione che si ha è un po' questa, quella di guardarsi tutti in un certo modo, un po' così, no? E questo è abbastanza triste. Adesso dovrei andare a fare un po' di spesa, vediamo se riesco a fare ancora qualche ripresa. Proseguo. Ragazzi, allora, come avete visto, ci sono i rifornimenti nei vari scaffali, però le
le corsie, insomma le persone, sono poche, ma relativamente poche. Ok, non è un orario di punta, però vedendo prima l'orario, insomma, ero andato all'Ipercop e solitamente a quell'ora ci sono persone, i bar sono comunque frequentati. E invece, insomma, avete visto, sono, la situazione è piuttosto allarmante, tra virgolette, ma perché comunque magari vuoi mass media, vuoi questo, vuoi quell'altro, è un po' così. Io, le conclusioni sono che, a mio personale parere, non bisogna allarmarsi, perché comunque, vabbè, è inutile allarmarsi. Come ho detto anche prima, prendere le varie, delle varie precauzioni semplicissime. Ho visto qualcuno girare con la mascherina, cosa che dovremmo fare tutti, però ci sono anche ragazzi che sono seduti tranquillamente, parlano, quant'altro, cioè, a qualcuno pesa, a qualcuno meno. I mass media ovviamente fanno, secondo me, fanno la loro parte. Ma come abbiamo già passato tante tante altre cose, secondo me passeremo anche questa. Poi un pensiero personale è che nel 2020, secondo me questa cosa per tutto il 2020 ce la trascineremo. Sta a noi, sta al nostro governo, insomma, vedremo un po' che cosa faranno. Continuate a farmi le domande, perché nel prossimo video, questo è un video di aggiornamento appunto, come ho già detto prima, nel prossimo video risponderò in versione ASMR, in versione ASMR, alle vostre domande. L'hashtag è #Ezio2000, quindi non qua sotto, ma nel video precedente, il video ASMR, lasciate la vostra domanda. Ci vediamo alla prossima.